un raffinato incontro tra l'arte e la tradizione toscana. La seconda edizione di Volare Arte, evento culturale in collaborazione tra la Fondazione Enro, la Galleria Vecchiato Arte e l'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa, vuole sorprendere i viaggiatori fin dal loro arrivo sul territorio e rilanciare uno degli elementi simbolo della regione, il marmo. Elemento centrale dell'iniziativa, infatti, è proprio il materiale figlio del tempo, che grazie alle tre opere dell'artista Rabarama diventa il simbolo non solo della storia artistica italiana, ma anche delle aspettative e delle promesse della regione. La Fondazione Arrò è stata creata con l'animo veramente di rilanciare un percorso artistico-culturale che già era all'interno di Enro 1821. L'Enro è stata una dei più grandi laboratori di scultura contemporanea dal 1960 fino ai giorni nostri. È l'azienda che ha veramente lanciato la scultura plastica contemporanea nel marmo nel mondo. I principali artisti che hanno trascorso diversi anni della loro carriera in Enro sono stati veramente grandi personalità del mondo dell'arte. Si parla di Henri Moore, Van Torgerot, Miró, lo stesso Noguchi. Trovarono tutti nel lontano 1960 la capacità degli artigiani di Enro di interpretare nuove forme. Questa è una terra di altissima cultura e non potevamo immaginare di fare un aeroporto semplicemente come struttura funzionale al viaggio, come se fosse una stazione ferroviaria dove arriva un treno e va via il treno. Questo è un posto dove tu arrivi catapultato da una distanza di decine di migliaia di chilometri, da culture assolutamente lontanissime dalla nostra, e non puoi scendere senza avere un saggio di quello che questa terra ti può proporre. Racconti, sensazioni e sentimenti sono impressi e modellati sulla pietra bianca. Le sculture di Rabarama, compagni silenziosi all'arrivo e alla partenza, diventano parte della vita dei viaggiatori. Figure di uomini e donne che fanno sognare di mete ancora da visitare o destinazioni lontane a cui fare ritorno. A rappresentazione del desiderio di libertà e di scoperta, l'artista ricrea una moderna Nike, con le ali spiegate e le punte dei piedi a sfiorare la base, creando l'illusione di spiccare il volo e accompagnare i turisti nei loro pellegrinaggi. Ho utilizzato il marmo bianco del Monte Altissimo, dal quale veniva cavato lo stesso marmo che utilizzò Michelangelo per le sue opere, e quindi un nuovo incontro praticamente tra quello che è una scultura che vuole parlare un linguaggio nuovo, una classicità legata ad un materiale la cui provenienza è qua accanto. Quindi questo grande legame col territorio, con la nostra terra, la nostra madre terra, dal quale poi si permette allo fruitore in realtà di fare un viaggio interiore per conoscere se stesso e quello che è il suo percorso di vita, la propria memoria storica, per poi spiccare il volo quasi attraverso uno stargate verso altre culture, verso la conoscenza di altri mondi. Il marmo poi è qualcosa che rimane nel tempo, cioè un po' come le sculture greche, quindi troveremo... Noi no, ma insomma, troveranno gli altri le opere di Paola o di altri artisti. La galleria l'aveva aperta mio fratello, che è il fondatore della Vecchiato Art Galleries, e diciamo che lei iniziava come artista e io iniziavo a collaborare in questo sogno che è partito da mio fratello, che però poi è diventato anche il mio. In Italia sono pochi i reali rappresentanti che abbiamo, e lei sicuramente è una delle scultrici donna italiane più importanti e più riconosciute a livello internazionale. La seconda tappa di Volare Arte è invece la perla della Versilia, Forte dei Marmi. In questa splendida cornice sono state installate altre imponenti sculture di Rabarama, proprio nei tradizionali stabilimenti balneari, per diffondere l'arte contemporanea e i suoi materiali direttamente al pubblico. Il
progetto è significativo per la città di Forte dei Marmi perché per la prima volta viene mostrato sia a turisti sia alla gente del posto che vive tutto l'anno Forte dei Marmi quello che è il monumentale, quelle che sono questi blocchi di marmo che solitamente la gente vede passare e poi scomparire perché partono per tutte le località del mondo, invece viste una trasformazione del blocco realizzata tramite una figura umana dall'artista Rabarama, quindi dialogano, vengono dal territorio, rimangono nel territorio e riescono a dialogare col territorio e a dare un'immagine di quello che è l'artista sotto una visione pubblica. Rabarama è un artista che si definisce scultore, lei si chiama Paola Epifani, in arte Rabarama. Lei parte dalla scultura, anche se la pittura è un tassello significativo nel suo fare arte, perché lei con la pittura in pratica fissa quel momento creativo, il famoso carpe diem, l'attimo della creazione, che poi riporterà nella scultura. Quindi lì fissa quello che è il colore e basta. Rabarama quindi si muove attraverso, possiamo dire a livello scultoreo, attraverso quello che è un figurativo, quindi ripropone quella che è la figura umana, chiaramente in una chiave contemporanea dove il segno e il simbolo è la parte portante di tutta la sua ricerca, perché queste figure, uomo e donna, sono ricoperte a livello epidermico da tutto quello che è la simbologia e i segni dell'umanità. Lavora in esclusiva con noi da sempre, è nata con noi e siamo cresciute insieme, come ho già detto, e per cui dal 1995 abbiamo questa esclusiva, ora abbiamo esposto tutte queste opere monumentali che stanno girando un po' il mondo e finalmente sono tornate in Versilia. Noi abbiamo avuto la Galleria Forte dei Marmi per 10 anni, fino al 2005, poi abbiamo chiuso e ci siamo ripresentati in zona a Pietrasanta con un'altra sede 2 anni fa. Per cui sono già 3 anni che abbiamo un'altra sede qui in zona, esattamente a Pietrasanta. Una serata di presentazione della mostra che appunto si può visitare nei bagni, cioè l'Arte à la plage, che è una mostra che abbiamo già fatto a Saint-Tropez qualche anno fa e che abbiamo riproposto qui a Forte dei Marmi. Oggi non faccio altro con la Fondazione Arò di riprendere questo percorso, quindi di sviluppare un legame fondamentale e importante con questo territorio che va attraverso la valorizzazione del saper fare, della manodopera, dell'artigiano, del fatto a regola d'arte, come si diceva una volta. Questo prevale moltissimo in un contesto così complesso come è l'attività attuale industriale. Oggi dobbiamo competere a livello commerciale e industriale con realtà che sono fuori dall'Italia di grande già prestigio, ma sono nel medio basso. Noi quello che cerchiamo di fare attraverso la valorizzazione artistica e di design di portare sempre il nostro prodotto in un'eccellenza, che è quella chiaramente di offrire un prodotto fatto anche dalla capacità culturale e artigianale. Per la nostra comunità e per il nostro comune questo sposare l'arte, coniugare, non ci dimentichiamo che Forte dei Marmi da sempre ospita artisti che fin dalla fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento venivano qua a trovare ispirazione per le loro opere d'arte, per i loro scritti, per i loro dipinti. Quindi riusciamo a ricreare quell'atmosfera che secondo me si avverte ancora.